Buongiorno a tutti e benvenuti. Quest'oggi abbiamo pensato ad una ricetta davvero particolare: linguine con pollo affumicato e senape. La ricetta di oggi è presa dal sito A Tutto Pollo. Ma tu lo sapevi che la senape la utilizzavano gli antichi romani? Addirittura. Sì, la mangiavano e ci conservavano i cibi. I romani erano grandi ingegneri, ma anche a tavola non se la cavavano male. Eh già. Dai, Eleonora, iniziamo, che inizia ad avere una certa fame. E poi oggi dobbiamo fare proprio un bel lavoro. Vediamo cosa ci serve. 500 g di linguine. Un pollo affumicato. 300 g di panna acida. Un cucchiaio di senape in grani. Un cucchiaio di prezzemolo tritato. Preparazione. Lessare le linguine al dente in abbondante acqua salata. Scolate la pasta e tenete da parte una tazza di acqua di cottura per diluire eventualmente la salsa. Scartate il grasso dal pollo e tagliatelo a pezzetti. Versare la panna acida in una padella. Scaldarla a fiamma bassa fino a farla rapprendere. Incorporate la senape, il pollo, il sale e il pepe. Immergete le linguine nella salsa e mantecatele bene. Servitele in una scodella ampia, spolverizzandole con del prezzemolo. E il piatto è pronto. Ma è eccezionale, come al solito. E ancora non l'hai assaggiato con questo traminer? Sono sicura che stasera faremo un figurone con gli amici. Beh, senz'altro. Ma quali amici? Ciao Eleonora. Ciao. E lui chi è? È il mio amico Michele. Pallavolista? No, cestista, non si vede? Gioco a basket nella Filaniesi. Io ho una squadra di bocce, piacere Marco. Michele. Ma che ti mangi per essere così alto? Ma io mangio piatti sani e equilibrati, proprio come quelli che prepari tu. Quindi mi tocca cucinare? Bravo, tu cucina, che intanto noi ci andiamo a bere qualcosa. Ciao! Ciao!